consegnarmi, prendermi i pezzi che mi servono un attimo e poi arrivo, sono qua. Devo dire che cacciavite ci vuole qua, ci vuole un cacciavite da tanto. Stella va benissimo. Che sono comodi questi trapani a batteria, sono di una comodità unica veramente. Non ho messo la torcia frontale, ho sbagliato. Adesso magari dove ho lasciato le due zanche? Ho lasciato giù una cosa, no? Però gli devo mettere la rondellina. Adesso qua ci vuole una il metro che c'è in tasca. Devo segnare 89. La misura del peso di questa non c'è. E nel caso che qua sul sasso va già anche bene. L'89 però abbiamo qua. Qui c'è 89, adesso vediamo, perché poi a finire che fa spessore il sasso e non aggancia come si deve, però devo capire un attimino di battere un filo o qualcosa, un piombino, perché se lo faccio storto a me mi fa schifo, quindi conviene prendere un filo a piombo. Se sono bravo me la cavo anche quel livello. Non ero tanto distante da New York, ho messo già giù il metro giusto. Allora, stai lì. Vediamo se mi passa il trapano, se no devo spostare la scala.
sassolini che si sgretolano. Ok, così l'ho preso. I calcini sono aperti. Adesso dobbiamo tribolare per far passare solo il filo. Ma niente di che. Poi cerchiamo lì, prepariamo un attimo un pezzo col filo. Non lo voglio tagliare, voglio tenere intero il filo. È talmente sottile che se vi cade si piega. Potevo farlo passare in opera, sinceramente. Lo tenevo con una mano e con l'altra mano infilavo giù il cavetto già sotto il cavetto, buonanotte. Però una misura fittizia, erano 20 metri perché mi serviva per un'altra cosa, dopo lo useremo anche per questa cosa. Il massimo arriva. Questo perfetto, così lo tiene bene e sto pensando se uscire dal laterale di qua andare giù nell'angolo lì, sì, però poi di che non riesco a inchiodare. Allora passiamo da qua su quella fuga qua, perché se no non si riesce a inchiodare il filo, non si riesce ad inchiodare perché c'è il sasso quello che tiene. Vediamo se ti tiene, perché c'è proprio dei... nella fuga è molle, infatti tiene niente, nella fuga non tiene niente. C'è l'impianto sul mattone lì, sul cemento non va dentro. Vediamoci lo stesso, ma dubito perché non entra. Cerca dentro di andare, sono un po' di acciaio comunque. Uomo di poca fede. Adesso devo spostare questo tutto qua. Sul giro devi scendere nell'angolo, però facciamo così, già che c'è quella cosa lì, già che sono in ballo, inserisco già dentro i due tubi, così la chiudiamo perché devo spostare la scala.
spostare la scala e quindi il colorino è già terminato tutto. Sono tubi con la doppia alimentazione, infatti quando si comprano bisogna fare attenzione a questo particolare, devono avere l'alimentazione da entrambi i lati, sono tubi LED da 18 watt l'uno, quindi in totale qui sono 36 watt. E la scala naturalmente mi disturba adesso, dai che sono in questo passaggio così. Allora agganciamo il primo, così sta lì, in totale ne ha 8 sono validi per lì. Ok. Vai, adesso possiamo eventualmente, posso spostarmi dal lato di là. Una volta che sono arrivato qua, mettiamo un interruttore di questi qui da quadretto, tanto è comunque questo è un 4 addirittura, figurati, non scatterà mai 4 ampere per una due luci da 36 watt al neon così da LED, figurati. Cavo che passa sotto l'ho lasciato più lungo, perché l'ho lasciato andare giù verso terra più lungo, perché lo volevo io così, per avere lo piantiamo un pochino, tanto me lo tiene bene qua così non c'è rischio che vada a spasso. E qua con questo non c'entra perché è quello del generatore di prima, questo invece è quello che va giù a fare, sì, anche questo dovrebbe passare da dietro, ma è stato messo provvisoriamente. Qua, per evitare di strapparlo, di tirarlo male, gli metto una fascettina. Adesso devo staccare la linea elettrica. Vado a fare un ponticello qua sopra delle utenze, che vengono tutte contabilizzate probabilmente. Allora lo prendo, se voglio sezionarlo, ma no, non serve, perché potrei volerlo acceso anche mi ricordo come era detto, se sull'uscita dell'inverter andava poi al contabilizzatore, perché questo entra, poi va a alimentare questo, l'uscita di questo va alle utenze contabilizzate, quindi se lo prendo qua dovrebbe essere contabilizzato anche quel neon qua. Adesso lo faccio la prova, intanto devo staccare la luce e provare due cavallottini. Faccio una prova così vedo se me lo contabilizza, poi facciamo il finale. Ok, questa è la luce che abbiamo adesso, quello là è ancora spento. Adesso facciamo una cosa di questo tipo: spegniamo le sorgenti esterne che abbiamo qui, questa
è questa. Ci resta il nostro interruttore, eccolo qui. E questo adesso è chiaro che fa l'impianto LED che ho appena messo, vedete? Eccolo lì. Poi ce ne va un altro, un secondo, ma per il momento ho dovuto farne uno così provvisorio, perché qui quando venivo a lavorare non vedevo niente, avevo bisogno di consumare poco. Come potete vedere, le due giannuzze qua appena sentono che parlo arrivano. Non mi metto neanche davanti alla telecamera, vi saluto già da qua. Altro miglioramento della vita in cascina. Poi quell'attuatore là automatico, volevo specificare, non è stato preso con l'intenzione di fare chissà che cosa, è un pezzo che servirà in futuro, però siccome che adesso potevo prenderlo, l'ho preso, vedete questo qui, per quel discorso della commutazione automatica, perché adesso per il momento c'è questo filo. C'è una ragione, ci sarà uno sviluppo futuro, non a breve termine. Però c'è anche un'altra condizione. Quando io lavoro col generatore, oltre che generare corrente che passa in quel cavo, che va in questo impianto, che va a caricare la batteria tampone che abbiamo qua dentro per fare poi la cogenerazione lì della batteria, uso la corrente che va alternata alla spaccalegna, ma ne ho comunque sempre in esubero, perché quello sta mangiando benzina per produrre 5 kW. Quindi io quando faccio adesso, quando sono in questa condizione, tiro quel cavo lì comunque fino al generatore lo stesso, alimento, vado qui sul pannello, commuto in manuale io sull'uscita B e do corrente alla casa nel frattempo che sto lavorando con la benzina e con il mio generatore. Questo è solo a supporto nel momento in cui, purtroppo, peccato, non posso usarlo, questo è vero. Perché poi ho visto che hanno corretto questa inserzione dove salta fuori che non è più possibile usare con l'UPS questo qui. Vabbè, pazienza. Quello è definibile unità, una power station, comunque un UPS. Adesso, cavo, come dicevo, allungato lì, quando va a benzina vado sia sulla casa che sulla generazione dell'energia continua per le batterie che per la mia spaccalegna. In più c'ho la mia luce accesa. In questo caso, quando io farò questa cosa, e normalmente se sono qui a lavorare col generatore perché sto facendo legna o altro, o altri lavoretti appunto, cosa succede? Che in questo modo anche la luce non sarà come adesso agganciata sulla linea di casa, ma sarà agganciata sulla linea del generatore che comunque è accesa. No, è inutile che io accendo per generare corrente, per caricare le batterie, e poi dalle stesse batterie gli sto succhiando fuori con questi due neon 36 watt. No, no, momento, è già acceso, boh, commuto sul lato B, tracchete, e fa tutto il generatore. Benzina per benzina deve fare così. Io vi lascio con questa inquadratura sul mio pannello di centrale qua. Non dico il termine perché sennò qua mi bannano il video. Vi saluto, alla prossima, ciao ragazzi, grazie.